senza cedere una vendita. Senta, ragazzi, soprattutto se si prende un buon all'inizio, non vi preoccupate, abbiamo tutto il tempo di recuperare. Iniziare a tirare con il giocatore per segnare. Ok? E vinciamo adesso, vinciamo! Forza fuori! Per il momento però torniamo un po' indietro. Questi sono i campioni del 2002. Gli indiscussi ed indimenticabili eroi di voli ideali. Il loro cammino però è stato molto lungo ed anche molto doloroso. Tra momenti di gioia e di dolori, con qualche brutta figura e tante delusioni, le vittorie non arrivano. Ricordo ancora la terribile sconfitta contro la Milaglia Miracolosa. Fu una terribile umiliazione. Con il passare del tempo aumentano sempre più le paure e soprattutto aumenta il timore di non riuscire mai a vincere. Le iniziali sconfitte sono state veramente dure per noi che giocavamo in quel periodo con la casacca dei Voli Ideali. E ricordo benissimo l'umiliazione subita su alcuni campi, con risultati veramente di sconfitte nette. Nonostante la grinta e la voglia di combattere, arrivano solo sconfitte e terribili umiliazioni. La tristezza nel volto degli atleti aumenta sempre di più nel vedere gli avversari vincere. I tifosi, oramai disperati, non sperano più nella gioia di una vittoria. Erano delle sconfitte proprio pesanti, si viveva questo peso del dolore dei ragazzi che comunque stavano sempre tristi, demotivati, non sapevano proprio come riuscire a superare appunto questo problema di queste perdite, di queste sconfitte totali. Gli allenamenti sono continui e ripetuti, la caparbietà e la grinta dei mister è massima. I ragazzi danno sempre il massimo, in campo e durante gli allenamenti, ma i risultati non arrivano. Ricordo quando all'epoca allenavo con tutti i ragazzi dell'associazione, si impegnavano tantissimo all'allenamento, ma probabilmente per le emozioni e l'esperienza non riuscivano a rendere il quello che davano allenamento in partita. Diciamo che loro soffrivano moltissimo la tensione del pre-partita, avevano paura dell'avversario. È stato difficile, diciamo, a volte veramente c'erano persone, ragazzi, che dicevano no, io non vado a giocare la partita e così via. Però arrivano solo ultimi e penultimi posti. Thank you frailty, thank you consequence. Mister, troppo voleva applicare degli schemi molto complessi, calciatori in campo purtroppo non riusciva ad applicare, anche perché alcuni non si applicavano, Giuseppe Nopoli non riusciva assolutamente a capire e interpretare queste cose. Al momento sono in quadro il più scarso di tutti, è lui, vai.
La passione comunque è sempre forte ed infinito è il rispetto per la maglia. Cristian, sei brutto! Le sconfitte erano veramente drammatiche, tutti quanti con una faccia appesa che camminavano così, tristi come non mai. Il presidente disperatamente le tenta tutte. In un periodo di assoluta crisi di risultati, decide drasticamente di mandare in campo la squadra femminile, lasciando in tribuna quella maschile. Il pubblico è per l'evento delle grandi occasioni. C'è realmente la voglia e la speranza di vedere finalmente una squadra di boliviani vincere. Presidente, guardate come è teso il presidente. Antonello, guardate come è teso Antonello. Monica Biagio, Monica. Quando Annalisa mi ha proposto di fare questa esperienza con le ragazze, con loro di calcio, io sono stata positivamente sorpresa e devo dire la verità, anche le ragazze fino ad allora con me erano allenate fondamentalmente a pallavolo. Le ragazze ce la mettono tutta. Vogliono cambiare la storia che vede Volideali perdere sempre. Cercano disperatamente la vittoria. Le cose però si mettono subito male e le ragazze, dirette da Mister Elvira, provano in tutti i modi a recuperare. In campo c'è anche, e forse solamente, la piccola campioncina Manuela, che proverà a prendere per mano la squadra cercando invano di evitare un'altra sconfitta. Alla fine Manuela realizzerà una bella ma inutile doppietta. Nonostante il gran tifo sugli spalti e tanta grinta in campo, è l'ennesima sconfitta. Hanno dimostrato in campo una tenacia notevole e una forte determinazione. Nonostante questo, il risultato diciamo, non le ha dato ragione di questo impegno profuso, perché purtroppo sono state sconfitte soltanto con il risultato, perché dal punto di vista del comportamento e dell'atteggiamento sono risultate per me fortemente vincenti. Nilla! Anche con le ragazze e tristezza e dispensa. Fa vedere la benda e ciao Anna. Come è andata la partita? È da lì che è iniziata praticamente la loro ascesa verso il diventare una vera squadra di pallone, ma ci sono voluti comunque, c'è avuto un periodo di tempo per fare questo. All'inizio noi abbiamo diciamo, lavorato con loro per fargli capire le regole, poi comunque a un certo punto ci voleva un cambiamento grosso, qualcuno che praticamente riuscisse a parlare con loro e li facesse entusiasmare, anche perché giocare per loro era importante, faceva squadra. Passano gli anni, con qualche caduta ed anche qualche ricaduta, ma rialzandosi sempre, con la speranza e l'assoluta certezza di raggiungere la vittoria.